Vai. Qua spiegheremo la densità. Innanzitutto, per mischiare questa soluzione di acqua e sale, noi utilizziamo questa sostanza chiamata il parafino che mettiamo sopra per evitare che l'acqua cada. Quindi facciamo così per mischiare bene la soluzione. Togliamo la sostanza di parafino e mettiamo le due sopra. Ma questo è un altro? L'uovo cade sotto, qua invece rimane sopra. Perché qua rimane sopra e perché qua rimane sopra? Qua c'è solamente acqua, qua invece c'è anche il sale. Con solo l'acqua c'è poca densità, quindi l'uovo cade sotto. Qua c'è tanta densità essendo c'è anche il sale, quindi l'uovo rimane sopra. Facciamo questo. Allora, qua ho un uovo, l'ho svuotato di tutto il suo interno e ci ho messo questa polverina bianca. Secondo te che cos'è? Sale. No, è bicarbonato di sodio. E questo è aceto. Se io aggiungo un po' di aceto dentro l'uovo con il bicarbonato, guarda cosa succederà. Ma guarda. Adesso esce tutta la schiuma che è acetato di sodio. Questo succede perché questo è un acido, l'acido acetico, e dentro c'è un carbonato che quindi fa reazione. Vedete? Ovviamente si forma anche anidride carbonica che però va via e non possiamo incorporarla. Io vorrei un uovo sodo. Anche io l'ho chiesto prima. Un uovo alla coque.